Ben ritrovati con la nostra trasmissione Eccellenza in Sanità. L'11 marzo è la giornata mondiale del rene, perché si vuole porre l'attenzione su uno degli organi più importanti del nostro organismo. E spesso le problematiche che lo riguardano vengono sottovalutate. Allora, a parlare di reni, di prevenzione, di cure, è ospite della nostra trasmissione il professor Messa. Professore, vuole presentarsi con le sue innumerevoli attività che riguardano proprio la sua professione? Io sono Pier Giorgio Messa, sono attualmente il direttore dell'unità operativa di nefrologia, dialisi e trapianto renale dell'adulto nella Fondazione RCCS Cagranda, anche nota come ospedale maggiore policlinico di Milano. Sono professore ordinario all'Università degli Studi di Milano, come insegno nefrologia, e poi, diciamo non ultimo ma come importanza, da 5 mesi sono il presidente in carica della Società Italiana di Nefrologia, che lo ricordo è forse una delle poche società scientifiche a rappresentare come unica società tutti gli specialisti nella materia che rappresenta, cioè la nefrologia italiana. Professore, ci vuole spiegare, far capire cos'è la SIN, la Società Italiana di Nefrologia, di cui lei è presidente? La Società Italiana di Nefrologia, che ormai ha più di quasi 65 anni, quasi, perché è nata nel 1957 ed è una delle primissime società, raccoglie circa un 3.000, forse anche qualcosa di più di nefrologi, tutti raccolti, ripeto, nella nostra società. È una società che è nata apparentemente in qualche modo come traino dell'attività di dialisi. La dialisi, come sapete, è quella terapia che si applica quando i nostri reni non funzionano più, insieme al trapianto. Poi si è sempre più sviluppata come una specialità che in qualche modo ha a che vedere con tutte le malattie renali, e noi ci terremmo che questo diventasse una consapevolezza specialmente di tutti i decisori politici, ma anche della popolazione generale. Sapere che il nefrologo non è il medico del paziente in dialisi, ma è il medico di tutte le malattie renali molto prima. Noi ci augureremmo che queste debbano portare alla malattia renale terminale, ed è anche il medico che prepara il trapianto e che segue poi il paziente con malattia renale, che riesce ad ottenere il trapianto renale, che sappiamo essere oggi la migliore terapia sostitutiva quando i nostri reni comunque hanno cessato di funzionare. Ma l'obiettivo principale del nefrologo è stato e sarà sempre quello di evitare che i nostri pazienti arrivino a dover fare o la dialisi o il trapianto. È probabilmente in questo momento una chimera, ma è giusto vivere di sogni, e il sogno del nefrologo è quello di avere una società senza dialisi e senza trapianto renale, perché i problemi sono stati già risolti prima. Professore, sappiamo che cos'è stata, che cos'è questa pandemia da Covid, e il nostro paese ne sta soffrendo. Ecco, voi vi siete battuti con il Ministero della Salute, anche con il commissario straordinario per l'emergenza, per ottenere che i malati nefropatici, ma soprattutto quelli in dialisi, potessero subito essere vaccinati. E questo perché è necessario? E che tipo di pazienti sono i pazienti nefropatici? Come dicevo prima, quando parliamo di pazienti nefropatici, di fatto ci riferiamo ad una popolazione enorme, superiore a quella che ci si possa immaginare, perché stiamo parlando del 7, anche 8% della popolazione generale. Quindi possiamo parlare di milioni di persone che magari hanno un qualche grado di riduzione della loro funzione renale senza esserne consapevoli, perché chiaramente molte di queste malattie renali non mostrano, almeno nelle prime fasi, nessun sintomo di sé. Però la nostra richiesta, che si è focalizzata sui pazienti con malattia renale sicuramente più avanzata, in particolare quelli in dialisi e quelli portatori di trapianto renale,
ha focalizzato l'attenzione proprio su questi gradi molto più avanzati di malattia, perché l'esperienza che abbiamo avuto durante la prima ondata è stata drammatica. I nostri pazienti non solo si sono ammalati molto di più rispetto a tanti altri, ma cosa ancora più dolorosa, la mortalità di chi si è ammalato è stata veramente inaccettabilmente elevata, perché stiamo parlando di oltre il 30, se non il 40 in alcune condizioni, per cento dei pazienti che avevano contratto l'infezione e che sono deceduti. Questo per una serie di motivi, non solo legati alla loro intrinseca fragilità per la malattia che li caratterizza, ma anche per le caratteristiche del trattamento dialitico. Chi sa e chi ha avuto a che fare con soggetti che fanno la dialisi sa benissimo che questi pazienti si devono sottoporre a questo trattamento dialitico 3 volte alla settimana. E nella stragrande maggioranza dei casi questo trattamento avviene in ospedali dove ci sono dei locali in comune con tanti altri. Insomma, siamo una specie di piccole RSA cicliche che 3 volte alla settimana si ripetono. Non solo, molto spesso nel trasporto alcuni di questi pazienti condividono trasporti comuni con altri, quindi le occasioni del contagio sono veramente tantissime. In più, una volta che si ammalano, proprio per la loro intrinseca fragilità, hanno questa quasi obbligata severità del quadro, che molto spesso poi ha esitato, purtroppo, come dicevo poco fa, in un esito fatale in quasi 1 su 3, 1 su 4, nella migliore delle ipotesi, dei pazienti che hanno contratto questa infezione. Da qui, quando abbiamo capito che il problema poteva ripresentarsi ed eravamo lontani dall'aver risolto il problema pandemico, questo l'abbiamo già apprezzato già a fine agosto, primi di settembre, e in vista dell'arrivo di questi vaccini, ci siamo immediatamente attivati affinché chi dovesse avere in mano la decisione politica percepisse quanto grave fosse la possibilità che questi altri pazienti potessero infettarsi con Covid, perché avrebbero avuto una sorte molto molto miserevole. Quindi per questo ci siamo attivati e devo dire che abbiamo trovato, sia da parte dei decisori politici, ma anche dai tecnici di AIFA, non faccio i nomi di tutti che tanto sono ben conosciuti, che hanno apprezzato, così come l'Istituto Superiore di Sanità, che ha collaborato con noi in questa attività, addirittura mettendo in campo insieme un protocollo di studio, ed è il primo, questo è un attimino motivo d'orgoglio, penso anche una volta nazionalistico, no? Ogni tanto è giusto avere anche un minimo d'orgoglio di paese, di campanile, il primo paese nel mondo che ha messo su uno studio osservazionale, prospettico, ma scientificamente validato dal Comitato Etico dello Spallanzani e da AIFA, anzi da AIFA prima e poi dal Comitato Etico dello Spallanzani, uno studio, il primo nel mondo, che andrà ad osservare l'efficacia di questi vaccini nei pazienti, in questi pazienti così fragili, e non solo, la possibilità anche di capire se per caso la risposta anticorpale che noi monitoreremo in alcuni di questi pazienti che svilupperanno poi, speriamo il meno possibile, il Covid nonostante la vaccinazione, se potremo avere degli elementi che ci faranno predire semplicemente nel dosaggio di questi anticorpi chi possa essere più suscettibile di svilupparlo. Questo anche per capire se la vaccinazione è sufficiente così come è stata fatta, o se va rinforzata, o va cambiata, o va modificata. Quindi avremo una serie di informazioni estremamente importanti. Grazie proprio a un lavoro che abbiamo fatto, un lavoro di gruppo, estremamente impegnativo, che continua tuttora nel sensibilizzare e far comprendere la necessità di dare una priorità a questi pazienti e di mettere su anche uno studio scientifico che ci desse cognizioni, conoscenza in un campo in cui, come tutti abbiamo imparato, a purtroppo a spese di tutti noi stessi, a conoscere che la conoscenza è ancora molto limitata ed è in attesa di evidenze che aiutino
questi pazienti, ma anche altri, perché quello che sapremo potrà in qualche modo essere esteso alla conoscenza più generalizzata. Professore, come già avevo detto all'inizio, l'11 marzo è la giornata mondiale del rene. Ci vuole spiegare perché è così importante che ci sia un'attenzione massima, una buona comunicazione per questo nostro organo? Un po' riprendiamo i discorsi a cui ho accennato già in precedenza. Come dicevo prima, la malattia renale cronica è più di un iceberg, perché la parte sommersa è molto superiore a quei famosi 7/8 che l'iceberg ha sott'acqua. Se dovessimo percentualizzarla è molto maggiore. Noi abbiamo percezione, parlo noi come opinione pubblica, della nefrologia come dialisi, forse qualcuno come trapianto renale, che costituiscono sicuramente una parte minoritaria del problema. Quello che, come dicevo prima, a noi interessa intercettare è tutta la malattia renale nel suo insieme. E per questo sono necessarie alcune consapevolezze. Primo, che la malattia renale molto spesso nelle fasi iniziali, molto frequentemente, è asintomatica, comunque ha pochi sintomi molto sfumati che noi dovremmo andare a ricercare in piccole alterazioni, ma fondamentalmente potremmo intercettare solo capendo che ogni tanto, e parliamo veramente di tempistiche molto dilatate nel tempo, si potrebbe dover fare dei banalissimi esami, che peraltro poco costosi, come un esame delle urine, e che ci vada a misurare che cosa è contenuto nelle nostre urine come cellule, ma anche come una proteina particolare, l'albumina, che quando presente nelle urine può essere un primo segnale di alterazione renale. È un prelievo del sangue che ci dica la creatinina, questo nome sconosciuto che pochissimi conoscono, se è già mossa. Allora, avere queste due informazioni sicuramente può arricchire moltissimo. Questo va fatto in tutti, probabilmente, idealmente potrei dire da nefrologo sì, però quantomeno in tutti quei soggetti che in qualche modo hanno un rischio relativamente maggiore di avere questo problema. Chi sono? Beh, tutti quelli che hanno delle malattie croniche sicuramente metaboliche, come possono essere il diabete, ma anche la sindrome cosiddetta metabolica, quella che noi chiamiamo genericamente sindrome metabolica, cioè quello sicuramente sovrappeso, quello con la pressione un po' alta, quello che magari si sa di avere l'acido urico un po' alto, quello che in qualche modo nella sua famiglia aveva anche pazienti con diabete, con pressione alta e altre alterazioni, ancor più poi quelli che nella loro famiglia avevano altri soggetti che avevano avuto delle hanno delle malattie renali. In tutti questi io direi che un esame urine, stiamo parlando veramente di esami banali che potremmo far tutti, ma ancor di più questi soggetti, non c'è ragione che almeno una volta ogni 5-10 anni non possano fare un controllino di questi banalissimi esami. Poi potrei allargare il discorso dicendo, per esempio, soggetti che hanno una scarsa attività fisica, soggetti quindi praticamente sedentari, soggetti che hanno una dieta e un'alimentazione non perfetta, soggetti che fumano. Il fumo è un grosso... Noi tutti sappiamo che il fumo fa male al cuore, fa male ai polmoni, fa male al cervello. Pochi sanno che il fumo fa altrettanto male anche alla salute dei nostri reni. Quindi il fumatore dovrebbe ogni tanto fare uno di questi controllini, come peraltro a mio avviso sarebbe utile che lo facessero chiunque abbia delle diete irregolari, ossia viva in zone particolarmente inquinate da un punto di vista atmosferico, o chi per motivi lavorativi si esponga a eventi climatici estremi come per il proprio lavoro, perché per viaggio o per qualsiasi altra condizione, o anche in zone lavorative con esposizione ad elementi ad eventi termici molto estremi, molto caldo o molto freddo, o chi sia esposto anche quello per motivi lavorativi ad ambienti non perfettamente salubri.
Tutti questi, a mio avviso, appartengono ad una schiera di un rischio particolarmente più elevato. Se volessimo ancora allargarci, direi che anche tutti i soggetti che sanno di essere nati prima del termine, della fatidica gravidanza normale, quindi i cosiddetti, i settimini, quelli nati un po' prima, che si sa che possono avere una quantità di funzione renale già di partenza un po' meno brillante di quella che nella norma tutti noi speriamo di avere alla nascita, cioè di nascere con un conto in banca un po' più striminzito, quindi che dovrebbero sapere che l'attenzione a questo conto in banca deve essere un attimino più attento, più vigile. E quindi anche quelli, però ribadisco, gli esami sono così banali, così semplici, che non c'è ragione che tutti noi, almeno una volta nella vita e ogni tanto poi nei check-up, lo si possa aggiungere al colesterolo, che nessuno manca di fare, giustamente più o meno al glucosio, a tutte le altre, diciamo, parametri biochimici che noi siamo attentissimi nel valutarci, ma ci dimentichiamo molto spesso di questi banali esami che guardano ai nostri re. Professore, ci vuole dire quali sono le novità di cura nel suo campo? Allora, sì, le novità ci sono e sono anche delle novità, se vogliamo, positive. Una volta tanto sono stati segnalati da alcuni studi ormai abbastanza robusti e più di uno studio, che per la verità erano nati per valutare l'efficacia di alcuni nuovi farmaci che agiscono, guarda caso, sul diabete, che peraltro, cosa non da poco, è una delle prime cause di malattia renale. E studiando in questi pazienti diabetici questi nuovi farmaci, che hanno un particolare effetto, guarda caso, renale, quello di far urinare un po' più di zuccheri, cioè il glucosio, anziché essere riassorbito tutto, come avviene per ovvi motivi naturali, tutto quello che viene filtrato, viene riassorbito dai tubulini, che sono delle complesse strutture che si trovano dopo i glomeruli, che sono i veri e propri filtri, no? Dei nostri reni. Se noi filtrassimo tutto quello che filtriamo e perdessimo tutto quello che filtriamo ogni giorno, ci disfarremmo nell'ambito di pochi minuti o al massimo di poche ore. Per fortuna i tubuli riprendono tutto quello che è necessario riprendere, lasciando uscire solo quello che non serve. Tra quello che riprendiamo c'è anche lo zucchero, il glucosio. Allora, si è capito che se ne becchiamo un po' di meno, se ne assorbiamo un po' di meno in un diabetico, questo poteva avrebbe potuto aiutare a controllare meglio la glicemia nel diabetico. Ma quello che straordinariamente si è visto è che questi farmaci che facevano questo, di fatto, nei pazienti che avevano una malattia renale da diabete, rallentavano moltissimo la progressione di questa malattia. Cioè, in poche parole, se uno senza questi farmaci perdeva il 5% della sua funzione in un anno, se prendeva questi farmaci, anziché perdere il 5%, perdeva il 2, l'1%. Questo vuol dire che se noi immaginiamo che uno di questi pazienti, perdendo il 5%, mettiamo partendo dal 30%, nell'arco di 6 anni avrebbe azzerato la sua funzione renale, scendendo all'1, al 2%, questo, nella peggiore delle ipotesi, vuol dire che in 15 20 anni azzererà, forse anche di più, la sua funzione reale. Questo non è un dato di scarso rilievo. Ma la cosa ancora più entusiasmante di questi studi è che poi ci si è chiesto: ma questa roba, questi farmaci, la fanno solo in quelli che hanno il diabete? Proviamo a vedere se per caso in quelli che non hanno il diabete, ma hanno una malattia renale, abbiamo un risultato analogo. Bene, e si è visto proprio questo. Allora, da qui l'interesse, prima di tutto dei nostri pazienti, a poter fruire di questi farmaci. E seconda cosa, di noi nefrologi, a poterli prescrivere per i nostri pazienti. Quindi sicuramente una degli obiettivi che ci siamo posti davanti e che stiamo già perseguendo con contatti abbastanza serrati con AIFA è di ottenere, noi ci auguriamo nel più breve tempo possibile, la possibilità di poter in qualche modo
avere in mano questi nuovi farmaci da poter fornire ai nostri pazienti. Questa è un'ottima sicuramente notizia, insieme a tutte le altre che però in qualche modo ci vedono contenti di fare finalmente una operazione terapeutica che serva a prevenire l'evoluzione verso la dialisi. Avevamo già delle buone armi in mano che, ancora una volta ribadisco, se applicate in fasi precoci possono essere molto, molto, molto più efficaci che se applicate in fasi tardive. Quel famoso 5% che passa all'1%, penso che chiunque di noi percepisca in modo chiaro che se io lo applico quando ho il 100%, ho il 50%, ho il 5% della mia funzione, è evidente che avrò un risultato di rallentamento enormemente diverso. Perché se lo applico quando ho il 5%, passerò, se va bene, da un anno a 3-4 anni. Ma se lo applico quando ho al 50%, passo da 10 anni a 40-50 anni. In poche parole, in questo secondo caso, io potrò evitare che nell'arco della vita media, nessuno di noi è eterno, ovviamente, io possa evitare di avere l'azzeramento della mia funzione renale. Questa spiegandola proprio, tagliando a grossissime fette il problema. Ma questo è il succo. Quindi avere delle armi, ma essere in grado di applicarle il più precocemente possibile. Professore, nel ringraziarle, nel salutarci, vuole ricordare ai nostri telespettatori quanto è importante, quando si hanno delle problematiche al rene, rivolgersi al nefrologo? Tutto quello che abbiamo detto è possibile se c'è un medico che queste cose le conosce e se queste cose le può in qualche modo seguire e applicare. Purtroppo uno dei problemi maggiori con cui la nefrologia si deve, si dovrà confrontare, già si confronta, ma si dovrà confrontare in modo negativo nei prossimi anni, sarà purtroppo la riduzione del numero di nefrologi disponibili che dovranno rimpiazzare chi appartiene alla mia generazione e che fatalmente purtroppo dovrà abbandonare il suo campo di lavoro. Noi medici siamo per definizione quelli che siamo e rimarremmo fino alla fine dei nostri giorni a lavorare, ma anche per noi quando suona la campanella dobbiamo in qualche modo passare il testimone ad altri. Il nostro problema non è solo quello della tristezza di dover passare la campanella, ma che non troviamo a chi consegnare questa campanella, e questo avverrà in modo drammatico nei prossimi sicuramente 5, ancor più 10 anni. Spero che questa consapevolezza, che tutto quello che ho detto e che è fondamentale per evitare che nel futuro ci sia uno tsunami di malattie renali incontrollate, passa attraverso la presenza di nefrologi che sappiano e possano fare tutto quello, molto di più anche di quanto io non abbia in questo breve dialogo insieme potuto in qualche modo sottolineare. Ma se non ci sono chi le fa queste cose, stiamo parlando del nulla. E questo è un grosso problema ed è una grossa sfida che la nefrologia da una parte, ma ancora di più i decisori politici hanno. L'opinione pubblica e i media possono aiutarci a sensibilizzare a questo problema, perché altrimenti i nostri reni ci saranno ancora, ovviamente soffriranno e si ammaleranno ancora, ma non avranno nessuno o molto pochi che possano far diagnosi di queste malattie, curarli ed evitare quello che abbiamo visto essere il risultato di una mancanza della cura di queste malattie. Grazie professore, e ringrazio anche voi telespettatori che ci avete seguito. Arrivederci alla prossima puntata.